Default significa fallimento, è un eufemismo aiutato dall'inglese e dalla brevità che favorisce i titoli dei giornali. Ma mentre per il fallimento privato c'è il diritto commerciale che detta regole precise, per gli stati le definizioni e le regole le dettano i mercati e la comunità internazionale. E tutto diventa molto più incerto. Ebbene, vediamo quali sono i tipi di default ai quali ci troviamo di fronte. Il primo è quello che viene accettato e definito dalle società di rating, dalle famose tre sorelle. Si tratta di Moody's, di Standard & Poor's e di Fitch. Queste interpretano il default in modo piuttosto ampio, ovvero anche situazioni meno drammatiche di quelle che rappresentano la chiusura definitiva del Ministero del Tesoro e il rimborso negato di ogni titolo di Stato vengono rappresentate come default. Ad esempio, Moody's, Standard & Poor's e Fitch sono pronte a bollare come default situazioni dove lo Stato non paga una cedola di un titolo, se si rinvia la scadenza di rimborso di un altro titolo, oppure, attenzione, come prevede il piano greco che dovrà essere lanciato nelle prossime settimane, di scambiare titoli di breve corso, cioè di 4 anni o di 5 o di 10, con titoli a più lunga scadenza, ad esempio di 30 anni, con cedole più basse o con un rimborso tagliato alla scadenza. Ecco, tutto questo, per una perdita naturalmente del 21%, viene definito e bollato dalle agenzie di rating, probabilmente giustamente, come un default. In particolare, le tre sorelle del rating sono pronte a emettere un giudizio di fallimento che in codice viene definito SD, Selective Default, anche se lo scambio proposto dallo Stato non è obbligatorio, questo è un punto molto importante. Quindi, anche se lo scambio fra i vecchi titoli che hanno in mano banche o semplici risparmiatori e nuovi titoli a scadenza più lunga, cedole più basse e comunque meno convenienti, non viene imposto come obbligatorio dallo Stato. Anche in questo caso le agenzie di rating parlano di default. Insomma, possiamo andare avanti dicendo che quando sarà varato definitivamente il piano di swap greco, ovvero di scambio di vecchi titoli con quelli nuovi, le agenzie metteranno la Grecia in SD. Sarà però probabilmente, e questo è un punto molto interessante, un SD che durerà una settimana o poco più, ma in quei giorni i titoli greci, bollati con il selective default, non potranno essere scontati come collaterali presso la BCE e di conseguenza ci sarà con molta probabilità una settimana con grande crisi di liquidità. E questo è il motivo per cui prima di varare questo default, che è di fatto quello che tutti chiamano il default pilotato, si attende il varo del fondo salva stati, che questa settimana dovrà avere la cruciale approvazione del Parlamento tedesco. In questo modo, con il fondo salva stati, quella settimana drammatica in cui i titoli greci saranno bollati con il selective default, con l'SD, sarà in grado di fornire liquidità al mercato e evitare una crisi ancora peggiore. E con questo abbiamo raccontato che cos'è il primo tipo di default, cioè la prima accezione di default che viene prevista dalle agenzie di rating, ovvero come le agenzie di rating interpretano il default. C'è poi un secondo tipo di default che è ancora più critico. Questo tipo di default scatta se lo Stato propone, attenzione, obbligatoriamente ai sottoscrittori di partecipare allo scambio di vecchi titoli con nuovi titoli meno convenienti, con scadenze più lunghe o con cedole più basse. Il secondo tipo di default è quello più critico. Scatta se lo Stato propone obbligatoriamente ai sottoscrittori di partecipare allo scambio tra vecchi titoli con nuovi titoli meno convenienti, con scadenze più lunghe o con cedole più basse. Ebbene, l'obbligatorietà dell'offerta, e questo è il punto, dà diritto a chi si è assicurato contro il rischio di default comprando un CDS, cioè un credit default swap, di riscuotere il risarcimento. Lo scenario sarebbe piuttosto grave, perché le somme esigibili sarebbero molto alte e potrebbero essere coinvolte anche le società emittenti. C'è poi un terzo tipo ancora di default, e è quello che va sotto il nome di caso Argentina, è già accaduto, anche lì uno Stato sovrano, come l'Argentina, fece qualcosa di peggio di quello che è previsto
dal piano greco, dove il taglio dovrebbe essere circa del 21% e non tutti i titoli dovrebbero essere coinvolti dal cosiddetto swap, dal ricambio tra vecchi titoli e nuovi titoli meno convenienti. Lì in Argentina lo Stato un giorno decise di non pagare più le cedole e di non procedere ai rimborsi. Chiuse bottega, il Ministero del Tesoro si astenne da ogni rimborso. Beh, dopo qualche tempo i vecchi titoli furono scambiati con una perdita che fu fino al 75% e scoppiò il cosiddetto caso Argentina. Insomma, purtroppo nell'era della finanza globale ci si espone a questi rischi e dovremmo familiarizzare con la parola default, purtroppo. Il debito privato, dalla crisi dei subprime scoppiata nel 2007, si è trasformato in un enorme debito pubblico. La finanza derivata amplifica i rischi. Non è bello a dirsi, ma se qualcuno cercava una chiave per descrivere i nostri anni l'ha trovata. È l'era del default.